Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Quando si tratta del Vangelo e della missione di evangelizzare, Paolo si entusiasma, esce fuori di sé. Sembra non vedere altro che questa missione che il Signore gli ha affidato. Tutto in lui è dedicato a questo annuncio e non possiede altro interesse se non il Vangelo. È l'amore di Paolo, l'interesse di Paolo, il mestiere di Paolo, annunciare. Arriva perfino a dire: Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a annunciare il Vangelo. Paolo interpreta tutta la sua esistenza come una chiamata a evangelizzare, a far conoscere il messaggio di Cristo, a far conoscere il Vangelo. Guai a me, dice, se non annuncio il Vangelo. E scrivendo ai cristiani di Roma, si presenta semplicemente così: Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio. Questa è la sua vocazione. Insomma, la sua consapevolezza è di essere stato messo a parte, per portare il Vangelo a tutti, e non può fare altro che dedicarsi con tutte le sue forze a questa missione. Si comprende quindi la tristezza, la delusione e perfino l'amara ironia dell'Apostolo nei confronti dei Galati, che ai suoi occhi stanno prendendo una strada sbagliata che li porterà a un punto di non ritorno. Hanno sbagliato strada. Il perno intorno a cui tutto ruota è il Vangelo. Paolo non pensa ai quattro Vangeli, come è spontaneo per noi. Infatti, mentre sta inviando questa lettera, nessuno dei quattro Vangeli è ancora stato scritto. Per lui il Vangelo è ciò che lui predica, questo che si chiama il kerigma, cioè l'annuncio, e quale annuncio? Della morte e resurrezione di Gesù come fonte di salvezza. Questa è la predica di Paolo. Un Vangelo che si esprime con quattro verbi: Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto e risorto il terzo giorno secondo le Scritture e apparve a Cefa. Questo è l'annuncio di Paolo, l'annuncio che ci dà vita a tutti. Questo Vangelo è il compimento delle promesse ed è la salvezza offerta a tutti gli uomini. Chi lo accoglie viene riconciliato con Dio, è accolto come un vero figlio e ottiene in eredità la vita eterna. Davanti a un dono così grande che è stato fatto ai Galati, l'Apostolo non riesce a spiegarsi come mai essi stiano pensando di accogliere un altro Vangelo, forse più sofisticato, più intellettuale, non so, ma un altro Vangelo. È da notare comunque che questi cristiani non hanno ancora abbandonato il Vangelo annunciato da Paolo. L'Apostolo sa che sono ancora in tempo a non compiere un passo falso, ma li ammonisce con forza, e con tanta forza.
La sua prima argomentazione punta direttamente sul fatto che la predicazione compiuta dai nuovi missionari, questi della novità che predicano, non può essere il Vangelo. Anzi, è un annuncio che stravolge il vero Vangelo perché impedisce di raggiungere la libertà. Questa parola è chiave, eh? Perché impedisce di raggiungere la libertà acquisita venendo dalla fede. I Galati sono ancora principianti e il loro disorientamento è comprensibile. Non conoscono ancora la complessità della legge mosaica e l'entusiasmo nell'abbracciare la fede in Cristo li spinge a dare ascolto a questi nuovi predicatori, illudendosi che il loro messaggio sia complementare a quello di Paolo. E non è così. L'Apostolo però non può rischiare che si creino compromessi su un terreno così decisivo. Il Vangelo è uno solo ed è quello che lui ha annunciato. Un altro non ne può essere. Attenzione, Paolo non dice che il vero Vangelo è il suo perché è stato lui a annunciarlo, no, questo non lo dice, eh? Questo sarebbe presuntuoso, sarebbe vanagloria. Afferma piuttosto che il suo Vangelo, lo stesso che gli altri apostoli andavano annunciando altrove, è l'unico autentico perché è quello di Gesù Cristo. Scrive così: vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti, io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Si comprende allora perché Paolo utilizzi termini molto duri. Per due volte usa l'espressione anatema, che indica l'esigenza di tenere lontano dalla comunità ciò che minaccia le sue fondamenta. E questo nuovo Vangelo minaccia le fondamenta della comunità. Insomma, su questo punto l'Apostolo non lascia spazio alla trattativa, non si può negoziare. Con la verità del Vangelo non si può negoziare. O tu ricevi il Vangelo come è, come è stato annunciato, o ricevi qualsiasi altra cosa. Ma non si può negoziare col Vangelo. E non si può scendere a compromessi. La fede in Gesù non è merce da contrattare, è salvezza, è incontro, è redenzione. Non si vende a buon mercato. Questa situazione, descritta all'inizio della lettera, appare paradossale perché tutti i soggetti in questione sembrano animati da buoni sentimenti. I Galati, che danno ascolto ai nuovi missionari, pensano che con la circoncisione potranno essere ancora più dediti alla volontà di Dio e quindi essere ancora più graditi a Paolo. I nemici di Paolo sembrano essere animati dalla fedeltà alla tradizione ricevuta dai padri e ritengono che la fede genuina consista nell'osservanza della legge. Davanti a questa somma fedeltà giustificano perfino le insinuazioni e i sospetti su Paolo, ritenuto poco ortodosso nei confronti della tradizione. Lo stesso Apostolo è ben cosciente che la sua missione è di natura divina, è stato rivelato da Cristo stesso a lui, e quindi è mosso da totale entusiasmo per la novità del Vangelo, che è una novità radicale,
non è una novità passaggera. Non ci sono Vangeli alla moda. Il Vangelo è sempre nuovo, è la novità. La sua ansia pastorale lo porta a essere severo, perché vede il grande rischio incombente sui giovani cristiani. Insomma, in questo labirinto di buone intenzioni è necessario districarsi per cogliere la verità suprema che si presenta come la più coerente con la persona e la predicazione di Gesù e la sua rivelazione dell'amore del Padre. Questo è importante, saper discernere. Tante volte abbiamo visto nella storia, anche vediamo oggi, qualche movimento che predica il Vangelo con una modalità propria, dalle volte con carismi veri, propri, ma poi esagera e riduce tutto il Vangelo al movimento. E questo non è il Vangelo di Cristo. Questo è il Vangelo del fondatore, della fondatrice, e questo sì, potrà aiutare all'inizio, ma alla fine non fa frutti con radice profonda. Per questo la parola chiara, la parola decisa di Paolo fu salutare per i Galati ed è salutare anche per noi. Il Vangelo è il dono di Cristo a noi e Lui stesso a rivelarlo, è quello che ci dà vita. Grazie.